Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene, buongiorno per tutto il giorno. Stamattina meditiamo il Vangelo di Marco, capitolo 8, versetti 1 a 10. In quei giorni, poiché vi era di nuovo molta folla e non avevano da mangiare, Gesù chiamò a sé i discepoli e disse loro: "Sento compassione per la folla. Ormai da 3 giorni sta non hanno da mangiare. Se li rimando digiuni alle cose, verranno meno lungo il cammino, e alcuni di loro sono venuti da lontano." Gli risposero i suoi discepoli: "Come riuscire a sfamarli di pane qui in un deserto?" Domandò loro: "Quanti pani avete?" Dissero: "7." Ordinò alla folla di sedersi per terra. Prese i 7 pani, rese grazie, li spezzò e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero, ed essi li distribuirono alla folla. Avevano anche pochi pesciolini. Recitò la benedizione su di essi e fece distribuire anche quelli. Mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi forte. Erano circa 4.000. E li congedò. Poi salì sulla barca con i suoi discepoli e subito andò dalle parti di Dalmanutà. Parola del Signore. Carissimi, abbiamo qui la seconda moltiplicazione dei pani. La prima l'abbiamo nel capitolo 6 di Marco. Di questa prima moltiplicazione si tratta di 5.000, invece nella seconda abbiamo 4.000. E osservando questa moltiplicazione, noi vediamo il senso dell'Eucaristia, ciò che osserviamo a messa, no? Ha reso grazie e spezzò il pane, ha spezzato il pane. Spezzando il pane, ha dato ai discepoli e i discepoli hanno distribuito. Ecco, dunque abbiamo questa Eucaristia e intorno a questa Eucaristia nasce la carità, nasce la famiglia, nasce la Chiesa, nasce la fratellanza. E questa dimensione della fratellanza che Marco vorrebbe insegnarci oggi. Perché guardiamo Gesù, ha avuto compassione della folla, ma non ha detto che allora andate a casa e basta così, no. Ha chiesto: "Ma che cosa avete? Quanti pani avete?" E da quello pochi che avevano hanno condiviso. Ecco quello che Gesù mette in risalto, quello che Marco ci vuole insegnare: la capacità di condividere ciò che abbiamo. Se Dio ti ha dato, non per noi semplicemente, ma per gli altri anche, per condividere. Ma oggi l'invidia, diciamo, vorrei dire, l'egoismo ha invaso talmente il nostro cuore, qualche volta giriamo le spalle quando vediamo chi sta nel bisogno. Invochiamo lo Spirito Santo per darci questo cuore compassionevole, per essere capace di aiutare gli altri. Nessuno può vivere per se stesso, viviamo gli uni gli altri, abbiamo per condividere. Allora che lo Spirito Santo ci aiuti a condividere, ad avere la compassione. Che Dio ci aiuti. Santa giornata a tutti.